la strada qui sembrava un'onda di mare, le fronde quasi toccavano in terra, polvere, rumori, il boato del terremoto che fa impressione. Io ero dentro questa casa grande con un bambino che si stava svegliando, mentre lo tiro fuori, la casa davanti mi è caduta davanti. È andata bene che siamo riusciti a sopravvivere, diciamo così. Siamo ancora tutti fuori casa, praticamente. E quando vieni fuori la sera, passeggio da sola in mezzo alla strada, perché non passa nessuno. Qua si abbatte uno o due case mediamente alla settimana, così. Adesso stanno aggiustando la chiesa, i soldi, la chiesa ci sono sempre, perché loro i soldi ce li hanno sempre, perciò... L'Italia, diciamo che qua si dimostra proprio in tutta la sua specializzazione totale della ladreria, dello spreco, dell'inefficienza. C'è gente nei container, c'è gente in tenda. Hanno un costo queste casette, che è spaventoso. Tu lasci una vita, ricostruirla non è facile. Dovremmo ricostruire senza dare gli acconti all'impresa. Come fai a fare un cantiere andando l'acconto all'impresa? Ma l'impresa come mangia? I fondi pubblici ci sono. Sono stati resi disponibili 6 miliardi di euro che sono destinati alla ricostruzione della parte privata. Io ci credo quando li vedo. Anch'io. Per adesso ne abbiamo tirati fuori molti. Sì. Perché le promesse sono state tante, ma i fatti finora pochissimi. Questo ha determinato un incremento anche dell'utilizzo dei farmaci antidepressivi circa il 20%. E avevo finito di aggiustarla 2 mesi prima.